Per favore, Silvio, parlaci un po' della solitudine. Come possiamo fare, come possiamo risolvere il problema della solitudine? Chi non ha amici, chi nonostante abbia degli amici, la sera quando esce o quando è in loro compagnia si sente solo. Vediamo un po' dunque quelle che possono essere delle strategie, dei compiti da attuare in maniera efficace per lavorare, per risolvere la nostra solitudine. Innanzitutto va ribadito una cosa importantissima. Probabilmente questo tema rientra sempre in tutti i miei video: l'importanza di instaurare delle buone relazioni sociali. Noi viviamo in società, dobbiamo circondarci da persone che ci aiutano, che ci fanno stare bene. Come cantano gli Eugenio in Via di Gioia in una stupenda canzone, la solitudine è una patologia. E ovviamente anche la ricerca psicologica, gli studi psicologici addirittura dimostrano che persone che hanno delle buone relazioni sociali a 50 anni avranno un impatto, una qualità di vita migliore quando arriveranno a 80 anni. Pensate un po' che ricerca, che studio longitudinale è stato effettuato. La solitudine ovviamente è una condizione che può capitare a tutti. Chi di noi non è capitato di rimanere isolato, di affrontare un periodo della propria vita dove non aveva amici, non sapeva con chi uscire, o anche laddove esce, si trova con delle compagnie, non si trova perfettamente a suo agio. Tutto ciò è del tutto normale, ok? Innanzitutto chiarificato questo, normalizzata la solitudine, andiamo dunque anche a capire come non è normale ritrovarsi soli a un certo punto della propria vita. L'unica cosa non normale è il giudizio, l'autogiudizio, l'autogiudizio negativo che noi ci affliggiamo, la considerazione di non sentirci normali, di non sentirci adatti, di non valere come persona. Tutto ciò è estremamente sbagliato. Io in primis ho trascorso un periodo della mia vita dove mi sono trovato letteralmente solo. Pensate, avevo chiuso il rapporto con una mia ex fidanzatina e dunque avevo chiuso, sbagliando, anche le porte alla mia vecchia comitiva di amici. E pensate un po', alla veneranda età di 23 anni, ho trascorso un Ferragosto da solo, chiuso in casa. È stata un'esperienza bruttissima, ma da lì mi sono detto: che cosa devo imparare da questa esperienza? Che non vorrò mai più passare un Ferragosto da solo. E così è stato, così ci sono riuscito a lavorare su altre persone, su altre relazioni, su altre cerchie di amici. E ad oggi posso dire di essere abbastanza soddisfatto, ma soprattutto di avere tanti piccoli gruppi di amici con cui condivido le mie passioni. Il gruppo dei concertini, il gruppo delle mangiate sfrenate, il gruppo delle partite di calcio e così via. Dunque, vediamo un po' i consigli pratici da intraprendere nella vita di ognuno di noi per evitare di ritrovarsi soli. Innanzitutto, se un ambiente ci sta stretto, se non ci sentiamo a nostro agio in un ambiente, dobbiamo trovare il coraggio di cambiare vita, di cambiare ambiente, di non aver paura di abbandonare la nostra comfort zone, la nostra bolla di vetro nella quale ci sentiamo intrappolati, di accettare ovviamente il rischio che ricominciare sarà difficile. Ma ricordate sempre, ogni scelta che noi compiamo nella nostra vita corrisponde una responsabilità, corrisponde un'azione che dobbiamo eseguire. E ovviamente dobbiamo anche ricordarci che la solitudine, come ho detto prima, non è nulla di negativo, non è sbagliato essere soli, ma non ci dobbiamo vergognare, non dobbiamo avere una bassa autostima di noi stessi, una bassa percezione. Anche se non abbiamo amici, anche se non abbiamo dei gruppi che come vorremmo, siamo comunque delle persone interessanti, possiamo trovare chi condivide gli stessi nostri interessi, ma soprattutto anche se ci sentiamo soli, ciò non è detto che non possiamo aiutare gli altri. Ed ecco qui ancora come l'apertura all'azione ci può aiutare a lavorare sulla nostra solitudine.
Ovviamente, quindi, in conclusione di questo piccolo video, che cosa possiamo dire di come lavorare sulla, appunto, solitudine? Non dobbiamo mai fermarci, non dobbiamo scoraggiarci, ma dobbiamo sempre avere coraggio, ricordarci che l'azione è la chiave di tutto. In fin dei conti, noi esseri umani abbiamo nel nostro DNA l'istinto di sopravvivenza. E dunque, buon coraggio a tutti, cari amici, rimbocchiamoci le mani e ricordiamo sempre di lavorare, di focalizzarci sulla soluzione e mai sul problema. Ovviamente, dimmi che ne pensi, lascia un pollicione per supportare il mio lavoro. Se sei nuovo, ovviamente, non ti dimenticare di iscriverti al canale. Dimmi che ne pensi nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.